Il titolo di questo libro, grazie, quando me l'hanno chiesto, mi hanno detto, ecco il punto interrogativo. Ho detto, no, ecco il punto esclamativo. Come? C'è una ragione storica. Allora, nel lontano 1966, io ho scritto già di queste cose, eravamo in pochissimi a farlo all'epoca, grazie, ed era una serie di articoli intitolata Siamo extraterrestri? Col punto interrogativo. Permetterete che dopo tutti questi decenni uno possa anche permettersi il lusso di cambiare e di mettere al posto del punto interrogativo il punto esclamativo. E poi parliamo del perché. Allora, oggi diciamo questo, che allora intanto una piccola storia su questo libro, perché per come. Alcuni anni fa l'ingegner Giunti, che è uno dei pochi editori rimasti vivi, no? Perché ormai sono tutti gruppi, eccetera. I miei editori di riferimento, per esempio, sono stati la Mondadori e la Rizzoli. Ciò mi sembra 16 o 17, non mi ricordo, Oscar Mondadori, io sul gruppone, quindi dovrei starmi zitto. In realtà, a parte la Mondadori è un ministero, non è... Io ci sono casualmente entrato tanti anni fa e ho conosciuto quella degnissima persona che era Ferruccio Parazzoli, il quale individuava l'autore come un cane da tartufi, ci credeva e pubblicava, in virtù del fatto che lui ci metteva la faccia e diceva no, questo va bene, oggi non è così. Oggi ti guardano i tabulati e se l'argomento tira se ne può parlare, se no resti lì, non c'è verso, ormai è così. Allora, io ormai ho oltre 50 titoli al mio attivo, quindi potrei anche smettere di scrivere, però in realtà è successo questo. L'ingegner Giunti, qualche anno fa, 5 anni fa mi sembra, o 6, non mi ricordo neanche più, mi chiama, dice, avrei piacere di parlarle. Ci vado, dice, dottore, lei non mi conosce, ma io la conosco. Ah, vabbè, mi fa piacere. Dice, no, è un po' che la guardo, la seguo, la leggo. Lei adesso, dice, mi deve fare un libro per la Giunti, che poi gli hanno messo un marchio dei vecchi, ma è Giunti il gruppo, no? Che mi consenta, dice, di poterlo sbattere in faccia ai miei amici scettici e di dirci anche sopra. Va bene, dico, su che argomento? Va bene, e io ho fatto un libro che infatti è andato benissimo, è stato più volte ristampato, UFO d'extraterrestri, e lui tutto contento, bene. Poi dopo un po' mi ha detto, senta dottore, venga a trovarmi che devo dire un'altra cosa. Vabbè, ci vado qualche anno dopo, dice, guardi, bisogna fare lo stesso lavoro, ma in relazione al passato. Perché dice, vede, io mi sono reso conto che la gente, sì, gli piacciono tanto questi argomenti, ora, oggi, ma la gente si pone interrogativi per la serie chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo, che è importante, sono interrogativi esistenziali. E allora, dice, alla luce di questo, visto che ci sono delle implicazioni evidentemente palesi, avrei piacere che lei mi facesse una cosina per benino, e gliel'ho fatta. Questa è la seconda edizione, la prima è andata, mi dicono, molto bene, e la fecero con le... fotografie interne in bianco e nero per risparmiare, cosa che invece non avevano fatto nell'altro. Tant'è vero che ci rimasi, non dico male, ma ho detto: ah, vabbè, fare un bel po' di nero. Poi mi hanno richiamato: dice, allora, guardi, dottore, se c'è da aggiungere qualcosina, ce l'aggiunga, la ristampiamo. Dice, guardi, visto che ci abbiamo ripreso l'investimento, possiamo anche fare le foto a colori. Va bene, e le hanno fatte. Allora, quindi, diciamo che questo. Se io devo esprimere la mia valutazione personale di chi l'ha scritto, dovrei dire di essere contento, perché è venuto più o meno come volevo io, c'è più o meno tutto quello che volevo dire, quindi va bene. Domanda, dice, cosa dici? Allora, intanto diciamo questo, che è inutile che ci prendiamo in giro. Dopo 70 anni che si parla di certi argomenti, UFO in primis, quando a dicembre viene fuori il New York Times in prima pagina che dice che il Pentagono da 8 anni, 9 anni, quant'è, ha ricominciato a studiare gli UFO con milioni, milioni, milioni di dollari di budget, allora uno dice, ma qui c'è qualcosa che non va, qui non ce la raccontano giusta. Devo dire che io nel 74 in questo sono stato un po' antesignano, almeno in Italia, perché in realtà in America c'era già stato chi aveva fatto questo lavoro, era stato un maggiore dei Marines, il maggiore Donald Keogh, che aveva scritto 4 libri sul tema, e uno era molto bello, intitolato The Flying Saucers Conspiracy, cioè la cospirazione contro i dischi volanti. Bel libro. E io che ho fatto? Ho scritto UFO, la congiura del silenzio, nel 74, che poi è stato più volte ristampato, è stato considerato per certi aspetti tuttora un po' un libro di culto, perché è stato il primo a tirare fuori questi argomenti con documenti. Ta!
per la serie beccati questo, non puoi dire nulla. Funziona, se uno fa così. E quindi diciamo che la cospirazione di cui si parlava prima, il cospirazionismo, in realtà è di vecchia data. Adesso è esploso più recentemente ed è diventato quasi un termine offensivo. Ah, sei un cospirazionista, eccetera. Anche perché oggi c'è chi parla di fake news. E noi abbiamo un ex premier che dice che chi crede o chi pensa che siano vere le scie chimiche e altri argomenti affini dovrebbe andare a un trattamento sanitario obbligatorio. E aggiungo, per chi non lo sapesse, che quando il PD di Renzi mette in ballo, in occasione di una campagna elettorale naturalmente, un certo numero di ragazzotti esperti in informatica alla caccia di fake news, che naturalmente le fake news sono in chiave politica, è ovvio, no? Questo è ovvio. Però è pericolosissimo questo, perché se si generalizza questo discorso, qualunque opinione dissentente può essere censurata, cassata, eliminata. A vantaggio di chi? Della elite che comanda. E questo non va bene. Non importa che siano rossi, verdi, gialli, non c'entra niente. Perché questo, senza offesa per il fascismo, è fascismo. Ma fascismo vero, eh? Dittatura. No, ma nel senso come oggi si tende a dare... Perché qualcuno si preoccupa dei vecchi nostalgici che fanno ancora il saluto romano, che poverini ormai si contano sulle dita della mano. E non si preoccupa di questa roba che è molto peggio. Molto peggio. Di quanti bianchi sono questi. Esatto. Poi chiudiamo questo argomento. Se pensiamo che dopo l'11 settembre, con il Patriot Act, l'America, culla della democrazia, è diventato un paese dittatoriale, dove tu puoi essere arrestato senza che ti spieghino perché, per come, in nome di sicurezza nazionale, eccetera, eccetera, questo dice tutto. Allora, torniamo un attimo a noi. Allora, che gli UFO ci siano ormai, non ci sono, come dire, elementi che possano portare a nessuna contestazione. C'è un milione di casi documentati, 200.000 di questi casi sono di fonte istituzionale, vari governi hanno cominciato a sbracarsi, no? Non gli americani sempre per ultimi, questo. Però i francesi si sono fatti il loro centro per lo studio degli UFO, 1.700 rapporti dal 77 a oggi buttati online, chi vuole se li va a vedere, il 28% di questi resta inspiegabile. Lo dicono loro, eh? Lo dice il governo francese, che con il Centro Spaziale di Tolosa si occupa di questo argomento, dicendo che gli americani non dicono la verità, quindi noi ce ne occupiamo per i cavoli nostri. Il governo inglese ha reso noti i file della RAF, così uno scopre che Churchill se ne interessava, che la famiglia Windsor è fin qui implicata in questo tema, perché il principe Filippo, il principe Carlo, suo figlio, ma anche Lord Mountbatten, che è stato l'ultimo vicere dell'India, cugino della regina, quello che è morto con una bomba dell'Ira, vi ricordate, anni fa, lui addirittura ha investigato casi di atterraggio di UFO con esseri discesi da questo nella sua tenuta. Quindi tutti sanno tutto, è che naturalmente è bene parlare il meno possibile. Aggiungo un'ultima cosina, no? Quest'anno sono 40 anni praticamente della grande ondata mondiale e italiana del 78. 2000 segnalazioni e passa solo in Italia. Andreotti fu costretto all'epoca a dire all'aeronautica militare: d'ora in poi tu segui questa roba, perché sennò che facciamo? E da allora il reparto generale di sicurezza dell'aeronautica segue istituzionalmente il tema. Da via Gobetti 4, per la cronaca, dove c'è appunto il reparto generale di sicurezza, che non si occupa solo di UFO, sono i servizi di intelligence dell'aeronautica. Però, per ragioni statistiche, formalmente, hanno agli atti circa 500 dossier, che io ho visto tutto, perché io ho avuto accesso a questo materiale, ma credetemi, non è materiale particolarmente interessante rispetto ad altri casi che sono stati investigati da civili. Io sono stato fra i fondatori, sono un amico mio, perché ero giovanissimo all'epoca, 50 anni fa abbiamo fatto il Centro Ufologico Nazionale, che è una delle 5 associazioni mondiali più importanti civili per lo studio del tema. E vi posso dire che noi abbiamo dossierato in Italia circa 13.000 casi, quindi sono tantissimi. Ma il fatto è che la gente non va alle autorità a raccontare di aver visto gli UFO. Non ci va proprio, non gliene frega nulla. Oggi poi con la rete sbatte tutto direttamente su internet. Questo per inquadrare il discorso. Allora, il problema però non è solo questo. Il problema è che sì, gli UFO ci sono e... Nel 2013 io sono anche stato a una manifestazione, chiamiamola pure così, di una settimana al Circolo Nazionale della Stampa di Washington. Ho rappresentato l'Italia, c'erano rappresentati altri 9 paesi, Inghilterra,
Canada, Stati Uniti, appunto Italia, poi Cina, e cinque paesi latinoamericani: Argentina, Brasile, Cile, Uruguay e Perù. Cosa è venuto fuori dopo una settimana di lavori di questa manifestazione? Allora, in sostanza è successo questo: una commissione parlamentare americana aveva chiesto lumi al governo americano su questo tema e si è sentita dire: ah, no, non ce ne occupiamo. Noi ce ne siamo occupati dal 47 al dicembre del 69, ci sono stati 12.000 e passi casi analizzati, 701 restano inspiegabili, ma chi se ne frega, da allora noi non ce ne occupiamo più e non c'è nessuna ragione per ritenere che questo problema, a questo punto, è un pericolo per la sicurezza nazionale, quindi nulla da dire. Questi non l'hanno del tutto bevuta e che hanno fatto? Si sono rivolti a varie major, no? Si sono fatti finanziare a livello di sponsorizzazione da un po' di quattrini e hanno riunito a Washington, al Circolo Nazionale della Stampa, che tra l'altro è bella sede perché c'è gente in campo giornalistico che darebbe, scusate, il sedere per andarci perché ci parlano i presidenti lì, eh? Hanno chiaramente noleggiato la sala e hanno fatto per una settimana questa escussione di testi. Cioè, 40 esperti mondiali sono convenuti lì e sono stati interrogati da questa commissione, fra cui anche io, naturalmente. E cosa è venuto fuori? Perché non interessa tanto quello che ci siamo detti o che ci hanno chiesto, anche se può essere interessante. Conta il risultato. Il risultato è che quando poi siamo andati via dopo una settimana, lo stesso New York Times, che ha dato la notizia che appunto il Pentagono se ne occupa, eccetera, eccetera, allora uscì anche lì in prima pagina dicendo: allora, la conclusione è che, due punti, uno, gli UFO sono un fenomeno reale. Due, gli UFO sono un fenomeno intelligente. Tre, gli UFO sono un fenomeno tecnologico. Quattro, gli UFO sono un fenomeno tecnologico avanzato, che vuol dire che la tecnologia è superiore. Cinque, sono un fenomeno che apparentemente non ha nessuna origine in nessun luogo della Terra. Conclusioni? Sarebbe saggio che le Nazioni Unite se ne occupassero, in modo elegante per non coinvolgere il governo americano. La cosa è stata buttata così ai media ed è finita lì, poi dopo, perché cosa fatta capua? Poi sapete meglio di me, tanto per bilanciarci, che succedono cose strane di tanto in tanto. Per esempio, quando è stato 5 anni fa, 6 anni fa, il premier Medvedev in Russia aveva fatto una normale intervista e c'è stata la giornalista carina che dopo dice: allora, il presidente ha il microfono spento, non mi cambia la curiosità, ma lei UFO cosa dice? Bim bum bam. Sti figli di buona donna invece lo hanno registrato, no? E lui ha detto: ma cosa vuole che le dica? Quando si raggiunge la mia posizione, ti danno la valigetta con i codici nucleari e anche un copioso dossier in cui si parla della presenza di questi extraterrestri qui sulla Terra in mezzo a noi. Però lei capisce bene come si fa a dirlo alla gente. Questo è venuto fuori registrato di voce di Medvedev e lo sanno anche i gatti. Poi da noi è stato carino perché qualche giornalista scettico ha detto: ma forse scherzava. No, forse era ubriaco, ma chissà che cosa avrà voluto dire, forse era una cosa criptica. No, non è una cosa criptica. Come non è una cosa criptica quello che ha detto poi il Papa, no? In udienza generale, 5 anni fa anche lui, guarda strano, tutto più o meno nello stesso periodo. Quale papa questo? Sì, Papa Francesco, che ha spiazzato tutti, no? Perché ha detto: ah, la Chiesa non può sottrarsi a nulla, per cui se domani, per esempio, una delegazione di marziani venisse da noi. Tutti lo hanno guardato inorriditi, dicendo: ma che sta dicendo? E lui scherzando ha detto: i marziani, no? Quelli che i bambini si immaginano con le antenne, quelli lì. Venissero da noi e ci dicessero: vogliamo il battesimo. Cosa mai potrebbe fare la Chiesa? Allora, non ha dato risposte, eh? Ma questa è stata una magnifica maniera di buttare il problema, il sasso in pecioraia, no? Poi, se qualcuno è curioso, visto che si parla di libri, andatevi a leggere della Querignana, è un po' raro trovarlo perché non ha una tiratura elevata, però la Queriniana, che è come se lo editasse il Vaticano, sto libro, no? Ha pubblicato poco dopo sta storia un libro di un teologo tedesco cattolico, Armin Kreiner, intitolato Gesù, gli UFO e gli alieni. Ve lo leggete, è un libro di ufologia praticamente. Per cui, e i maligni, ma non troppo, si stanno rendendo conto che la Chiesa si sta organizzando, capito? Perché battezzarli. No, ma si sta organizzando più che altro perché loro in questa maniera potranno sempre dire: cari figliuoli, ve l'abbiamo detto, siete voi che non l'avete capito. Ragazzi, perché mentre i politici avranno un po' da fare a spiegare perché hanno mentito per 70 anni, chi ha fatto queste uscite, anche se più o meno abbattuta, potrà sempre rivoltarle come vuole. Attenzione, sempre.
Sempre in ambito Vaticano, considerate che un altro argentino, gesuita, astrofisico, direttore della specola Vaticana, cioè l'osservatorio astronomico del Vaticano, che lavora in America, però, padre Funes, il giorno dopo che l'hanno insediato, ha rilasciato una intervista all'osservatorio romano, che è l'organo ufficiale della Santa Sede. Quattro colonne, l'extraterrestre è mio fratello. Perché? Perché lui ha detto, signori, l'universo certamente brulica di vita, noi un giorno probabilmente incontreremo civiltà extraterrestri avanzate. Quando ciò avverrà, li dovremo considerare soggetti di diritto e nostri fratelli del coso. Che dici? Capito? Quindi, vabbè. Allora, questo è lo scenario. Ma c'è anche da dire un'altra cosa. Se gli UFO li vediamo ora, va bene. Ma non è così semplice. Gli UFO c'erano anche prima. E come se c'erano anche prima? Allora, se vogliamo fare ufologia in senso stretto, basta andare nelle cronache, così vedremo che l'Ottocento è pieno di segnalazioni identiche al Novecento, che anche nel Settecento si trova sta roba e che si arriva fino al Rinascimento e anche un po' al Medioevo con cronache simili, molto carine. Per esempio, ci sono segnalazioni, tanto per rimanere in casa, Benvenuto Cellini, che nella vita parla tranquillamente dell'avvistamento diretto suo di un UFO a forma di cilindro, visto da lui e di chi e da quelli che erano con lui a cavallo. Stavano andando via a Firenze e vedono questa cosa, eccetera. Ma questo è un altro per dire. Se però poi andiamo più indietro nel tempo, lì abbiamo delle sorprese. Abbiamo delle sorprese perché intanto vedremo che, per esempio, in epoca romana il fenomeno era arcinoto con nomi diversi, perché per esempio i romani chiamavano questi fenomeni con termini vari, tipo clipei ardentes, scudi infuocati. Il clipus è lo scudo tondo con la gobbetta centrale, quindi perfetto. Oppure trabes ignite, le travi infuocate. Noi oggi spesso vediamo questi oggetti di varie forme, ma poi sono sempre gli stessi, no? Ci sono grandi oggetti madre, 200-300 metri di lunghezza, che in genere ad alta quota espellono gli oggetti più piccoli, che hanno funzioni da ricognitore più o meno. Quelli che la gente chiamava i dischi volanti una volta. Quindi è chiaro che trabes ignite, clipei ardentes, ci siamo perfettamente. Poi non solo, ultimamente, a fine dello scorso secolo, nel 96, sono emersi anche dei documenti molto divertenti che, mi dispiace, ma hanno scippato la primogenitura sugli UFO agli americani. Perché? Perché è vero che comunemente si pensa che la prima segnalazione ufologica sia stata nel 47 in America da parte di un pilota che si chiamava Kenneth Arnold, ma non è propriamente così, perché si è scoperto da documenti emersi successivamente che perfino in Italia, nel periodo fascista, questo fenomeno era assolutamente noto, soltanto che non si sapeva, ma non si sapeva per ovvie ragioni, intanto eravamo in una dittatura, secondariamente chi sapeva queste cose era soltanto ai massimi livelli. E poi di che cosa si parlava? Allora, ci sono i documenti, quindi li abbiamo fatti anche periziare per essere sicuri che non fossero trucchi, bufale o altro. Allora, quando tu scopri che nel 1936 un grande oggetto a forma allungata, che espelle oggetti più piccoli, anche qui, guarda caso, nel cielo di Mestre, in pieno giorno, viene visto dalla popolazione, e addirittura ci sono due cacciatori, vecchio termine per caccia di oggi, della Regia Aeronautica, quelli biplani, no? Che vengono fatti decollare per inseguire l'oggetto che chiaramente li semina, allora, come ti vedi il rapporto, dice porca miseria. E lì si parla semplicemente di velivoli non convenzionali. Perché il fascismo, quando cominciò a raccattare queste dichiarazioni, questi rapporti, non ha pensato neanche per un istante che fosse qualcosa di diverso da una nuova arma di qualche altra potenza europea. Era evidente, no? Dovevano essere o inglesi, o francesi, o tedeschi, è ovvio. Un nuovo sistema d'arma aeronautica che bisognava copiare. Tant'è vero che Mussolini mise al lavoro un gruppo di tecnici della Regia Aeronautica che si sono messi a studiare quella che venne chiamata la superaviazione, con lo scopo di ricavare nuove tecnologie copiando quello che si vedeva, ma oggetti tondi non ci hanno fatto granché. Poi dopo, nel 40 c'è stata la guerra e sta cosa è andata un po' da parte, però sappiate che questa commissione, che si chiamava Gabinetto RS-33, Ricerche Speciali RS-33, era la nota della Costituzione, era praticamente guidato dal senatore del Regno, che è presidente della Regia Accademia d'Italia, Guglielmo Marconi, quindi non è che era proprio in mano a dei deficienti. Poi i tedeschi hanno anche acquisito questo materiale e hanno provato nel 44, fine 44, a realizzare la V7, che era un grosso oggetto
pilotato tondo che sembra abbia volato in un unico prototipo in prossimità di Vienna, dice che non funzionava, comunque poi lo distrussero perché non cadesse in mano agli alleati, quindi questa è l'unica cosa che sappiamo. Però in realtà il fenomeno era noto anche già negli anni 30, vedete. Poi se andiamo indietro nel tempo, ripeto, vediamo che per esempio c'è il libro dei prodigi di Giulio Sequente, storico romano del III secolo, che lui ha riunito in questo libro. Io tra l'altro sono uno dei pochi che ha un originale di questo libro, e questo devo dire è stato molto carino trovarlo, dove lui riunisce tutti questi fenomeni praticamente dell'epoca greco-romana e vediamo che le descrizioni sono assolutamente uguali. Poi non ci si ferma qui, perché c'è anche giustamente chi dice, ma scusate un attimo, questo lo ha insegnato uno scrittore nel dopoguerra che si chiamava Werner Keller, tedesco. La Bibbia aveva ragione, nel senso che la Bibbia è un libro storico, oltre che un libro spirituale, è un libro storico, ben preciso. Tant'è vero che Moshe Dayan ha vinto una battaglia leggendosi il giorno prima l'Antico Testamento e ricostruendo un sentiero nella località dove erano loro, che ha consentito di prendere alle spalle gli arabi, perché c'era scritto sulla Bibbia. Bellissima questa, quindi tutto dire. Allora, nella Bibbia in effetti ci sono delle descrizioni molto particolari. Esempio, la visione di Ezechiele. Formalmente è una teofania. No, no. Il profeta si vede scendere davanti, e gli scende, gli atterra davanti, il carro di Dio, lo chiama il carro di Dio ovviamente. Come lo descrive? Una ruota, con all'interno un'altra ruota, infuocato, pieno d'occhi tutto intorno, oblò, con una cupola trasparente nella parte superiore, dentro la quale lui vede Dio, cioè una creatura simile a uomo che lui crede sia Dio. Saggeggio gli scende davanti e ne escono quattro viventi in forma d'uomo, cioè uomini come noi, i quali danno la rivelazione al profeta. Basta leggervi nelle vostre Bibbie il libro di Ezechiele, lo vedrete. Addirittura ci sono stati dei tecnici della NASA che hanno realizzato, sulla base della descrizione biblica, la macchina di Ezechiele, che è molto carina, è molto simile a un UFO, se andate a vedere. Allora, dice, ma è un caso? No, non è un caso. Guardate che nell'Antico Testamento ci sono vari, come dire, episodi che danno molto da pensare, perché è chiaro che un popolo, indubbiamente arretrato per l'epoca, qual era il popolo ebraico, di fronte a manifestazioni tali da lasciare così, è chiaro che associava al divino tutto, no? Con tutto quel che segue. Resta poi da vedere se era proprio o improprio questo discorso. Anche Mosè poi. No? Anche Mosè, ma infatti. Poi considerate una cosa, oggi va per la maggiore Mauro Biglino, no? Ma diciamolo serenamente, Mauro Biglino non ha scoperto nulla. Anzi, ma lui diciamo, dice che non ha scoperto nulla. Sì, sì, no, ma nel senso, i primi, no, perché qualcuno addirittura lo qualifica come un ufologo, no, per carità di Dio. No. Niente, lui è un traduttore dall'ebraico che per le edizioni pauline, che chiaramente non gli hanno più rinnovato il contratto, ma credo che lo avesse messo in conto questo. Lo potevano bruciare. No, insomma, comunque, lui, se non altro, lui lo può... Quello che ha fatto c'ha il vantaggio della competenza professionale che lui può esibire, no? Tant'è vero che a me lui mi ha detto, io queste cose le ho scritte dal 66, anzi aggiungo che siamo extraterrestri, punto interrogativo, in pratica è l'antenato di questo qui e già allora io parlavo di tutta una serie di cose. Qui c'è anche l'esclamativo però. Qui c'è l'esclamativo. Sì, ma c'è una ragione particolare. Allora, diciamo questo. Intanto Biglino si muove, come anche giusto, sui testi biblici canonici. Ma non ci sono mica solo quelli. Ci sono altri testi, assolutamente rispettabilissimi, che non sono nel canone cattolico. Ma che vuol dire? La Chiesa orientale, per esempio, li accetta. La Chiesa orientale copta, per esempio, li accetta. Il libro di Enoch. Leggetevi il libro di Enoch. È terrificante. Enoch, patriarca, diventa praticamente una sorta di trade union fra gli angeli e, chiaramente, noi. Ma premesso che, diciamo, questo è palesemente raccontato nei minimi dettagli nel libro di Enoch, nel libro dei Giubilei, nel libro dei Segreti di Enoch, ce ne sono almeno quattro di libri, diciamo, pseudepigrafi, come li chiamano, che parlano nei dettagli di sta roba. Ma guardate che non c'è da allontanarsi troppo. Andate nella Bibbia, nella nostra Bibbia, sesto capitolo della Genesi. In quei tempi c'erano sulla terra i giganti,
e ci furono anche dopo, quando i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e si presero per mogli quelle che loro più piacquero. E queste partorirono loro i giganti, uomini famosi dell'antichità. Traduzione fatta coi piedi, perché non si parla di giganti. Assolutamente no. Il termine ebraico è Nephilim, Nephel, i caduti. Perché? Perché sono i figli degli angeli caduti, i quali in 200 vengono meno all'incarico che avevano avuto di controllare l'umanità, scendono sulla cima del Monte Hermon fra Siria e Libano, diradano sulla terra, si uniscono carnalmente alle belle figlie della generazione di Adamo, hanno prole e a quel punto, se permettete, dal momento che i loro figli erano figli dei loro papà, scusate, non erano nubiciattoli normali, no? Quindi dovevano avere una posizione di preminenza sui nubiciattoli normali. E infatti i Nephilim hanno una pessima nomea. Sono assolutamente autoritari, tirannici e chi più ne ha più ne metta. Tant'è vero che gli uomini poi chiedono l'aiuto di Dio e Dio gli manda gli angeli buoni, no? Che sono poi gli stessi che hanno relegato sulla terra quelli cattivi, perché pochi lo sanno. Ma allora, perché molti dicono: ma gli angeli, ma sentite, vogliamo dirla tutta intera? Non esiste. Gli angeli sono fregnacce, cioè, nel senso, noi abbiamo tutti bisogno di queste figure salvifiche o così di protezione. Ma se noi andate a vedere, non è propriamente così. Allora, intanto, angelo cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente inviato. Viene dal greco, no? Angelos, che corrisponde al Malak o Malak ebraico. Inviato vuol dire messo, uno che ti dice le cose, detto in parole. Vabbè. Luogotenente. Praticamente sì. Allora, questi qua cosa fanno questi angeli? Eseguono o comunicano la volontà superiore di qualcuno che, eccetera, eccetera. Dio, vabbè, lasciamo perdere. Elohim, sì, esatto. Perché poi c'è anche da dire che, e ha ragione perfettamente Meglino, dice: ma è un plurale maiestatis. Insomma, lasciamo perdere. Forse, ma non è detto, perché Elohim è il plurale di Eloah, vuol dire Dei, non vuol dire Dio. Comunque, lasciamo perdere. Poi persino San Paolo dice: in verità vi dico che ci sono molti dei e molti signori, ma un solo Dio. Che vuol dire? Quindi chiariamoci un po', Cioè, per la serie, Dio è uno solo, però. Ce ne sono tanti. Ce ne sono tante altre cose, cioè, quindi vabbè. Allora, torniamo un attimo a noi. Quindi gli angeli cosa sono? Gli angeli sono persone che più di una volta manifestano una natura che più umana non può essere. Addirittura, se voi prendete i Maccabei, il libro dei Maccabei, vedrete che tranquillamente si dice che, come nel caso dei Romani al lago Regillo, con Castore e Pollice, no? Gli angeli combattono in campo aperto contro i nemici di Israele a fianco dei Maccabei. Quindi, come? Ce ne sono tante di queste cose. Poi non solo. La teofania sul Sinai. Basta leggere cosa c'è nella Bibbia. Israele viene portato fuori dall'Egitto dall'angelo del Signore. È un angelo? No! Viene descritto. È un qualcosa che di giorno è una colonna di nube e di notte è una colonna di fuoco. Non vi dice nulla? Saggeggio poi scende in un mare di fiamme sul Sinai. Mosè ci sale, torna giù con la legge e non solo, anche altre cosette. Perché viene, da quel momento compare l'arca dell'alleanza. Voi avrete visto sicuramente il film di Spielberg, l'arca dell'alleanza, film fatto da un ebreo, il quale nel film fa dire ai protagonisti, Indiana Jones e il suo equivalente nazista, no? L'archeologo nazista, tu sai cos'è l'arca, no? L'arca è una macchina per parlare con Dio. Infatti è quello che dice la Bibbia. Perché dalla parte superiore dell'arca si dialogava con Dio, c'era la voce di Dio che ti parlava e tu che rispondevi. Poi l'arca aveva altre caratteristiche, era un'arma da guerra micidiale, con qualcosa che probabilmente è assimilabile a ultrasuoni, riusciva a sbrecciare i muri, le mura di Gerico. Contaminava chi la toccava in maniera pesante, perché venivano ulcerazioni sulla pelle. Poi non solo, aveva l'effetto, si comportava come una bottiglia di Leida, per cui praticamente se uno la toccava senza essere a massa restava fulminato. Tanto è vero che c'è il capitano delle guardie di re Davide che teme che l'arca cada, la bilancia e resta fulminato e via dicendo. E poi non solo, c'era anche un'altra cosa, l'Urim e il Tumim, il pettorale del giudizio. Questo per il gran sacerdote soltanto, che in questo caso era Aaron, il fratello di Mosè.
e poi tutti i suoi successori. Era una tavoletta, Urim che vuol dire luci, Tummim verità, luci di verità, che vuol dire? La descrizione che oggi se ne fa è una tavoletta con delle pietre incastonate dentro, che però probabilmente si accendevano, perché luci, vabbè. Ma non è quello il punto è che in questa maniera, come un cellulare, il gran sacerdote poteva parlare con Dio quando voleva, anche fuori dal Sancta Sanctorum del Tempio. E non solo, c'è il re Saul, quando cade in disgrazia, che vuole impadronirsi dell'Urim e Tumim per parlare lui con Dio, perché lui è il re per Diana. E Dio non gli risponde. Attenzione che qualcuno, un po' demodé, dice sì, ma probabilmente l'Urim e Tumim erano delle sorti o dadi che si consultavano. Sì, bene, allora la risposta era sì o no, ma non il silenzio. Quindi capite che ci sono tutta una serie di cosette, anche tecnologiche, di cui il popolo ebraico è stato fatto omaggio. Probabilmente c'era un programma che poteva essere quello di orientare verso il monoteismo, verso certi valori, un gruppo di persone. C'era già stato l'esperimento di Akhenaton prima in Egitto, quindi ci poteva stare. Però, diciamolo pure, se voi vi leggete la Bibbia, vedrete a ogni piesso spinto che gli israeliti peggio non potevano essere come scelta, perché ogni 5 minuti cadevano nell'idolatria, se ne fregavano di Dio e via dicendo, no? Infatti c'è la dichiarazione, tu sei un popolo di dura cervice, no? E via dicendo. Poi, per concludere, ricordiamo che quello che diciamo appare nell'Antico Testamento, il Dio dell'Antico Testamento è un Dio vendicativo, quasi nazista, direi, no? Guerra fondaio, cioè il Dio di Cristo è tutta un'altra cosa. Proprio all'opposto, quindi dice mai lo stesso. Boh, vabbè, lasciamo perdere. Però quello che mi interessa farvi notare è una cosa. Allora, ci sono tutta una serie di dettagli molto importanti. Allora, intanto gli angeli viaggiavano a bordo dei loro carri di fuoco. C'è scritto nella Bibbia. L'equivalente noi lo troviamo pari pari nell'India protostorica. Ci sono i Vimana indù, che addirittura vengono descritti nei minimi dettagli a livello tecnico. Sono macchine, macchine volanti, né più né meno. Dono degli dei, no? Dei Deva, ai primi re dell'India protostorica. Poi, allora, la stessa identica cosa. Poi un'altra cosa, gli angeli noi li raffiguriamo con le ali, fregnaccia totale. Vengono dal cielo, quindi devono avere le ali. Voi andate a vedere, per esempio, certe raffigurazioni greche di messaggeri degli dei, hanno tutte le ali sulla schiena. Noi abbiamo ereditato questo discorso simbolico dalla cultura greco-romana, pari pari. Quindi niente di strano, in realtà le descrizioni che vengono fatte nell'Antico Testamento e anche nel Nuovo, gli angeli sono solo altro che uomini come noi, pari pari. Anzi, addirittura c'è un punto molto interessante, vi invito a vederlo, nelle lettere di San Paolo c'è scritto, San Paolo dice, coltivate la ospitalità, perché molti di voi, senza saperlo, possono aver ospitato degli angeli. Poi, teniamoci bene, gli angeli erano anche duri, perché insomma, Lot, abbiate pazienza, ora senza con questo dire, però sappiamo tutti che a Sodoma e Gomorra, al di là della, lasciamo perdere la omosessualità, che quello ancora non sarebbe poi una cosa terrificante, però rapporti con animali, pedofilia e cosette di questo genere erano normalmente praticate, poi non solo sacrifici umani, tutte queste belle cosette, lo sappiamo, Moloch, erano cose che all'epoca succedevano. Diciamo che non erano proprio non plus ultra, no? Come manifestazione di civiltà. E allora avevano una pessima nomea queste città. E c'era Dio che diceva, così non va bene. E allora Lot cerca, no? Lo dice la Bibbia, di rabbonirlo. Dice, sì, ma se ci sono dei buoni lì, tu vuoi distruggere? No, dai. E c'è questo dialogo. Poi un bel giorno arrivano due angeli a Sodoma, dove lui risiede, e gli dicono, senti, Nino, fai fagotto e vai via, perché qui fra un po' farà caldo. Cosa succede? Mentre loro sono in casa a fargli questo discorso, una folla si ammassa fuori della casa e gli dice, Lot, menaci fuori i tuoi ospiti, a ciò che noi usiamo loro violenza, no? Perché questi erano i costumi. E lui poverino, no, non fate questo, prendete le mie figlie, mia moglie, ma non loro, perché chiaramente gli ospiti sono sacri. E loro gli dicono, ti preoccupare, questo ve lo leggete nelle Bibbie, non è che... Ti preoccupare, fatti da parte, escono fuori... Li fulminano, no, nel senso li accecano, dice che nessuno vede più nulla, e loro prendono Lot e la famiglia, dicono, vieni via perché qui fra un po' farà caldo, via, raccomandano di non fermarsi a guardare,
L'unica che la fa è la moglie di Lot, che dice diventa una statua di sale, per forza, perché lì è pieno di giacimenti di sal gemma. E se tu praticamente resti fermo a vedere un'esplosione che ti tira addosso praticamente pezzettini di sal gemma, diventi una statua di sale, effettivamente. Ma comunque lasciamo perdere. Quindi capite che qualcuno potrebbe dire, ah, ma come? Gli angeli hanno distrutto delle città con zolfo e fuoco che cade dal cielo. Ho capito. Dovete sapere, se la cosa vi può far piacere, che in India è successo lo stesso. Perché in India, la città di Mohenjo-Daro, nella valle dell'Indo, se noi andiamo attentamente a guardare, ha subito lo stesso tipo di trattamento da parte dei Vimana, che hanno praticamente bombardato con l'arma di Brahma questa città. Furono però molto carini, perché dissero alla gente: andate. Ma è Pakistan, quello? Sì, oggi è in Pakistan. In India, perché l'India storica. India storica, sì. È in Pakistan, ci sono stato. E il risultato è assolutamente analogo. Quindi voi vedete che questi miti o queste cose le ritrovate da tutte le parti. Trovate le stampe antiche cinesi dove si vedono i carri celesti, belli, tondi. Signori, che vi devo dire? Qui il discorso è vecchiotto, molto vecchiotto. Allora, a questo punto però sorge un problemino. Allora, così come Biglino oggi sottolinea, ci avevano già pensato altri, che probabilmente noi siamo stati esposti, ma lo dice anche la mitologia greca, a delle occasionali forme di teogamia, cioè unioni con gli dèi. Allora, abbiamo pazienza. Se esseri superbi, che evidentemente, insomma, saranno simili, però se hanno poi una discendenza feconda si presuppone che il DNA non sia troppo diverso. Se questi qua stabiliscono rapporti sessuali con gente della nostra specie e hanno anche figli, evidentemente poi c'è da porsi una domanda: ma non è allora che costoro ci hanno in qualche modo meticciato? La risposta è sì. Tra l'altro, qualcuno potrebbe anche notare una cosa, perché tra l'altro c'è qualcuno anche che ha fatto degli studi che non hanno valenza assoluta, però sono interessanti, sul fattore RH negativo, no? Per esempio, che guarda un po', è in Medio Oriente e dove? In zone all'estremo occidente, nella zona basca, quella zona lì. Come mai? Zona di Santiago? Sì, ma Galizia. Non so se voi sapete, ma penso che lo sappiate, che a livello popolare si dice che i baschi potrebbero essere forse fra i più diretti discendenti di Atlantide. Cioè, cosa c'entra Atlantide? C'entra. Perché nella visione, diciamo, antica della tradizione primigenia, gli dèi avevano inizialmente costituito, nell'età dell'oro, un regno felice là, fra Iperborea e Atlantide, no? Cioè nel nord. E questa civiltà, che poi era una talassocrazia, si sarebbe diffusa in tutto il mondo. Poi una grande catastrofe ha azzerato tutto. E oggi abbiamo buone ragioni per ritenere, su dati scientifici, che fra il 10.000 e l'11.000 a.C. è molto probabile che un piccolo asteroide, qualcosa del genere, abbia impattato la Terra e abbia causato una serie di tsunami planetari che hanno praticamente creato quello che in tutte le culture è il diluvio universale. Parliamoci chiaro. Dove ha creato maggior danno questo? Lungo le coste. La civiltà dov'è? È lungo le coste. Quindi praticamente, se c'era una civiltà, non andiamo troppo in là, anche del livello dell'impero romano, no? Tanto per non allargarci troppo, anche se forse era qualcosina di più. Sia pure messa su dagli dèi, tutto quello che volete, che poi è sparita, e che noi poi abbiamo dovuto ricominciare tutto da capo. Oggi, per esempio, sappiamo per certo che la Sfinge, che Erodoto dice che c'era già quando ci arrivarono gli Egizi, e non era quella di ora, era un leone, che poi è stato scalpellato via per fargli la faccia a un faraone, lasciamo perdere. E poi c'ha tutte le carnature della pioggia. Bravo! Allora, infatti, le tracce di deiezione pluviale che sono state studiate retrodatano il monumento all'epoca del 10.000 a.C., che non c'era niente all'epoca. Allora come la mettiamo? Quindi capite che... Allora, curiosamente però, i celesti erano in Atlantide, no? E i celesti erano anche in Medio Oriente. E questo è curioso, perché c'è questo fattore RH negativo che si rimbalza. Ma la domanda che io vi faccio è:
Perché siamo extraterrestri? Perché se andiamo a leggere e a vedere un sacco di leggende, questi casi di esogamia sono tanti. Poi abbiate pazienza, curate anche altri dettagli. Per esempio, i monarchi sono monarchi perché vengono dal cielo e per diritto divino, ho capito, lasciamo perdere le varie famiglie arrivate fino a noi, però il concetto è questo. Vi ricordo che i monarchi avevano anche, si diceva, poteri taumaturgici. Il sangue blu, bravo, esattamente. Blu. Ma non solo, le roate touche di Tegari. Cioè, anche questo. Quindi, ma come mai queste capacità a chi aveva questa investitura celeste ed era un monarca? Ma poi abbiate pazienza, non bisogna andare troppo in là. Infatti Biglino mi ha detto, ah, complimenti. Io non so l'ebraico come lo so lui, però me ne ho accorto fin dal primo momento. Allora, Maleach, come si scrive in ebraico? M-L-K. Perché non ci sono vocali, no? Perfetto. E si legge male a con Malak, che si voglia. Perfetto. La stessa parola, M-L-K, se la leggiamo non in quel modo, ma Melek, vuol dire re. Quindi si presuppone che angelo e re sono esattamente la stessa cosa. Sono né più nemmeno la conferma linguistica dei miti di allora. Oh, naturalmente i figli degli angeli cattivi, Dio ha cercato di eliminarli col diluvio, no? Dice la Bibbia. C'è riuscito, eh? Molti sono sopravvissuti. Golia era uno degli ultimi, ma anche quando Giosuè arriva in Terra Santa e conquista le prime città, si trova per esempio il letto di re Og di Basan, che è lungo 3 metri. Quindi, voglio dire, capiamoci bene, questi erano ometti sui 2,20 di altezza, perché erano belli tosti, quindi chiaramente erano anche, come dire, era un giochino per loro imporsi agli altri, no? Che erano più bassetti. Quindi questo è quanto. Allora, se c'è questo miticciamento, è assolutamente pensabile che lassù ci sono sicuramente degli esseri non troppo dissimili da noi, che evidentemente o noi ne siamo un qualche tipo di derivazione, è questo il problema, e quindi siamo extraterrestri anche noi, tanto per capirci, oppure diciamo, potremmo anche dire una banalità, considerando, perché molti dicono, ah guarda gli ebrei come sono intelligenti, è abbastanza vero, perché se statisticamente andiamo a guardare, sì, ma cioè, è normale? Sì, forse è normale, potrebbe però anche darsi che se c'hanno qualcosina in più, è perché in Medio Oriente questo fenomeno è stato particolarmente rimarchevole, quindi, poi un'altra cosa, ci sono anche dei dettagli interessanti, i figli degli angeli, i primi almeno, poi dice che questo fenomeno è sparito lentamente, perché è chiaro che unendosi carnalmente, via via, a livello di genoma poi il discorso cambiava, ma c'erano delle caratteristiche ben precise. Non erano deformi, sia chiaro, ma avevano 6 dita, ah, sì, alle mani e ai piedi. E guarda caso, in antico, il sistema aritmetico e matematico sumero era basato sul 12. Come mai? Fateci un po' conto. Capito bene, quindi voglio dire, sono tutte cosine interessanti. Poi se giriamo in altre parti del mondo, le linee di Nazca, in Sud America, anche lì ci sguazziamo. Cioè, il concetto è questo. In antico, sicuramente esseri provenienti da altrove si sono manifestati. Nella migliore delle ipotesi sono stati divinizzati. Nella peggiore hanno cercato di imporsi a gente cui è facile dire io sono il figlio del Dio del Fuoco, fai, buonanotte. Però oggi tante cosine stiamo cominciando a capirle. E vi dico francamente che non c'è da meravigliarsi più di tanto. Perché tra l'altro, se andiamo a guardare l'ufologia d'oggi, noi ci troviamo di fronte diverse tipologie, è vero, di occupanti di UFO. Ma la cosa più sconvolgente è che in buona misura ci troviamo di fronte comunque a esseri umanoidi, quindi testa, tronco, braccia e gambe, tutti. Ma molti di questi non sono dissimili da noi. Tant'è vero che gli americani chiamano notoriamente una di queste categorie i nordici, perché sono, guarda caso, alti, capelli chiari, occhi azzurri, tipo angeli proprio. C'era il pontefice, non mi ricordo quale, che quando si ritrovò a Roma degli schiavi che venivano dalla Britannia, erano tutti biondi con gli occhi azzurri, eccetera, eccetera, ha detto, dice, ma questi, li voleva prendere lui, no, li comprò lui, e ha detto, dice, ma questi da dove vengono? Dice, sono angli, e lui ha detto, non angli, sed angeli.
ricordatelo questo, che è abbastanza interessante. Comunque, per essere chiari, io ho cercato di mettere insieme tutti questi tasselli in questo libro. Credo di esserci riuscito, perché poi fra l'altro, vedete, c'è anche da fare una considerazione. Se andiamo a guardare, allora, c'è una tradizione antica che viene da lontano e va lontano, e nel corso del tempo è stata tramandata attraverso varie scuole iniziatiche, attraverso le caste sacerdotali, inizialmente, è chiaro, no? E poi attraverso maghi, studiosi e via dicendo. C'è un iter che bene o male ha cercato di arrivare poi attraverso il templarismo, poi anche gli studiosi di alchimia e poi fino in pratica ai Rosa Croce e anche un pochino la massoneria. La massoneria queste cose fino a un certo punto, anzi diciamo che queste cose non le accetta minimamente, non è che non le accetta, non le contempla. Però voi andatevi a prendere un testo divulgativo al massimo sulla massoneria, che è quello di Christian Jacques della Mursia, ce ne saranno 30 edizioni ormai. Christian Jacques è quello che scrive dell'Egitto a un impresso spirito, no? Lo sapete che è un massone, fra l'altro. Ecco, nel capitolo terzo c'è una citazione sua che dice: un fratello francese massone di nome Olivier ha dichiarato nel 1830, due punti, la nostra istituzione era già presente in altri sistemi solari ben prima della comparsa dell'uomo sulla Terra. 1830, tre o quattro anni prima che nascesse un altro massone che era Jules Verne. Quindi non puoi dire no, no. La domanda è: che vuol dire? Vuol dire poco, perché ai maggiori gradi massonici c'è anche chi si è posto questi argomenti, però comunemente non se ne parla. Non se ne parla. Ed è un peccato, perché sarebbe interessante. Io credo questo, io ho fatto anche delle ricerche sui possibili luoghi di origine di questi signori, perché scordatevi che vengano dal nostro sistema solare, non se ne parla neanche, questa gente che viene dalle stelle. Però ci sono dei sistemi solari sicuramente che sono ricorrenti, ritornano sempre fuori da tutte le parti, in tutte le culture, e quindi non può essere un caso, non può essere un caso. Si va dall'Egitto all'India e via dicendo. Quindi noi, non dico che sappiamo, ma dovremmo anche capire grosso modo chi viene da dove, tanto per capirci. E questo è interessante. Aggiungo un'altra cosa. Pochi si rendono conto che non è che noi ci troviamo di fronte a dei soggetti, diciamo, che vanno sempre bene. No. Se voi vi leggete l'Apocalisse, è l'unico punto delle scritture giudaico-cristiane dove si parla della grande guerra del cielo, in cui gli angeli si scontrano, se le danno di santa ragione, e gli sconfitti vengono relegati qui sulla Terra, che diventa un pianeta penitenziario. Tanto è vero che Satana, o i Satana, perché è un plurale, non ce la dimentichiamo mai, viene definito il principe di questo mondo. Il principe di questo mondo. Allora, noi siamo sempre stati bravissimi a imparare le cose peggiori, quindi gli abbiamo dato spazio grande oltre spazio. Ogni dire. Sembrerebbe che chi ha vinto sia rimasto lassù e chi ha perso è qua giù, fermo rimanendo che può darsi anche, comunque in sostanza quello che vi volevo dire è che è probabile che ci siano anche su, perché se è vero che i principi del male e del bene sono universali, non credo che ci dovremmo meravigliare di trovare certe situazioni anche lassù. Quindi è probabile che ci siano anche lì due fronti, tanto per capirci. Comunque probabilmente noi siamo capitati bene, perché non siamo in mano cioè a gente che ci viene dall'esterno a creare problemi più di tanto. Ce l'abbiamo già abbastanza qui. Vabbè, è dentro. Non so se quello che vi ho detto vi ha infarinato il discorso. Prego. Certo, sì, ma a questo punto io mi fermo un pochino, perché non posso avere la pretesa di dire tutto quello che ci può essere qui, perché è impossibile. Però questo è solo Marco Morgan, sì, che a parte sarebbe proprio quelli che sono arrivati di Satana, che lì facevano, sì, di tutto, e cioè non erano praticamente psicologicamente resti nel casino più nero, diciamo male, ma insomma facevano, sì, di tutto e di più. Ma probabilmente può essere stata un'ibridazione sbagliata, perché gli assiroionesi fanno vedere nei loro, sì, sì, che fanno gli Anunnaki, sì, 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 che abbiamo sbagliato a fare, diciamo, i primi
e che può quindi essere. Hanno dato fuoco perché dicevi sì, sì, poi, questi non vanno bene, negativi. Questi non vanno bene, sì, sì, ma ci sta pure, cioè, tenete presente questo. Poi c'è un altro, se si va, sì, se si va, no, ma se si va per esperimenti, non potevano migliorare, cioè, se si va per esperimenti, tu vedi che un esperimento è abortito, e loro hanno fatto così, vabbè, esperimenti per. Non sarà molto democratico, no, però c'è anche questo sì. Sensi, di, Aldo Sensi che parla di queste cose sull'Atlantide, eccetera, in maniera diversa, perché dice sì, sì, eccetera. Anche lì insomma, sta dicendo più o meno certe cose. Poi un'altra cosa, vuoi fare una domanda? Prego. Un libro suo, quello precedente, sì, che presentò a Lucca, Centro Ecologico di Lucca. Qual era? Quello dove si parla dei vari siti in Toscana. Sì, c'era le famose piramidi che c'era a Pontassieve. Ah, sì, sì, ma sì. Sono vere. Ah, oh, bella domanda. A me pare averle viste veramente, cioè le forme. Cosa? Allora, piramidi a Pontassieve. Ricordiamo. Sì, sì, sì. Allora, ci sono, allora. C'è tre piramidi. Sì, sì, sì. Sì, 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 ma è vero. Cosa vero. Dice, sì, sì, sì. Ma allora, chiariamoci. Esatto, allora, voi sapete che i Maya vengono chiamati i Greci d'America, che bello, che bello, che bello, ma c'è voluto del bello e del buono per trovare un sacco di loro monumenti, perché la giungla si è rimangiata tutta e ormai tu non vedi più le piramidi Maya, vedi delle colline che hanno completamente ricoperto di vegetazione e tutto, non c'è più niente. Analogamente, anche da altre parti del mondo, vedi in Bosnia, ma non solo. Bosnia c'è quella sì, nuova. No, ma non solo. In Lombardia ce ne sono tre, orientate esattamente come le piramidi di Giza. E queste qua sono note, lo potete anche andare a vedere su internet. E naturalmente però è chiaro che nessuno le scava, ma sono perfettamente regolari, ma poi se andate a guardare... Ma sono interrate quindi? Per piano, sono tutti interrate, sono tutte sotto. E come ho fatto a scoprire se sono interrate? No, nel senso che se tu vedi dei, quelli che sembrano tumuli, che però sono perfettamente regolari, è chiaro che sorge il sospetto, dici, cazzo, ma queste sono piramidi, perché non andiamo a vedere? Vi faccio un esempio, il presidente Cossiga, sardo, anni fa ebbe l'idea, guardando mentre era lì in vacanza un posto, dice, ma sai lì, ma forse c'è qualcosa, perché non scavate? E hanno trovato, se volete potete andarlo a visitare, a Monte d'Accoddi, c'è questa ziggurat, che è praticamente una piramide a gradoni, un po' tronca, tutto quello che volete, ma se non c'era Cossiga che gli è venuto l'estro di dire scavate, non si trovava. Ma ve ne dico un'altra, io ho avuto l'onore di conoscere, perché poi è morto 2 o 3 anni dopo, Thor Heyerdahl, no? Il grande navigatore norvegese, quello del Contichi, il quale è stato il salvatore delle piramidi di Guimar, che si trovano alle Canarie. Ah, sì, sì, perché pochi lo sanno, è vero. Ma le piramidi che ci sono in America e ci sono in Egitto, le trovate alle Mauritius, alle Azzorre, alle Canarie. Tutto intorno. Come mai tutta questa roba? Perfino in Cina, attenzione. Allora, come mai sta roba? Poi anche giustamente in Sardegna, Monte d'Accoddi, c'è questa, insomma, è molto tronca, però c'è. Ma queste lì assieme o nessuno l'ha vista? No, ma nessuno, nessuno. No, allora sono venute fuori, ne hanno parlato i giornali, ma nessuno non gliene frega nulla a nessuno. No, forse gliene frega. Già tempo fa, prima arrivassi lì, io passavo una volta e dissi, capri, ma qui sono delle piramidi, si vedono. Sì, sì, ma è venuto fuori, Io l'ho menzionato perché... Sulla, quando si gira, andando sulla destra, si vede 3 cube e si vede, cioè in certe angolazioni, si vede proprio le... Sì, sì. Sono 3 piccoline. Sì, sì. Ma non solo, se è per quello, guardate, c'è una pubblicazione che l'ha fatta la casa editrice Armachis di Arezzo, molto carina, sulle piramidi nel mondo. Voi andate a vedere, ci restate di sale. Sì, cioè scoprite che è pieno da tutte le parti. Tanto è vero che si ha ragione di credere che le piramidi non siano affatto dei monumenti ma avessero funzioni completamente diverse, funzione energetica. Loro caricavano, lui dice Atlantide, nel diluvio universale, uno fuori, perché Atlantide ne avevano costruite troppe, questi ingegneri sacerdoti, che avevano creato un campo magnario un po' forte e saltato. Chi lo diceva? Sì, c'è anche chi diceva questo. Sì. Adesso non lo sappiamo, comunque in sostanza, in ogni caso, non è un caso che da tutte le parti le ritrovi. Questi erano accumulatori di sorrenti. Dice, alcuni hanno addirittura pensato che fossero una forma anche di... si ispirassero al cosiddetto Tempio Montagna, che doveva essere nella capitale di Atlantide, che era fatta in un certo modo, Platone la descrive, no? Cioè, non so se sia vero o meno. Comunque, vabbè, è vero. Qualche altra domanda? Il pianeta Nibiru?
Bella domanda. E Anunnaki? Allora, no, gli Anunnaki, allora, gli Anunnaki, se andiamo a guardare, praticamente non sono più o meno altro che gli Elohim della cultura ebraica. Mutatis mutandis, gli hanno cambiato i nomi. Ma siamo prima ha detto non nel nostro sistema solare. Si sa che questo nemiro comunque ci gira intorno. Sì, però attenzione. Allora, la storia che riporta Sitchin del pianeta del passaggio, cioè Nibiru, no? Sì, bella, interessante, però... Insomma, francamente non la ritengo molto convincente. Anche se, attenzione, non si può escludere nulla a priori. Noi, per esempio, siamo abituati a avere un sistema solare con una sola stella, il Sole. Ma guardate che non funziona così. La stragrande maggioranza delle stelle sono doppie e tra l'altro hanno pianeti al seguito. Sì, no, tre addirittura. È un sistema ternario. Quindi, per dire, quindi voglio dire, ci dobbiamo... Anche, dobbiamo un po' guardare le cose anche con un'ottica un tantinellino diversa, no? Ecco, ci può anche essere che diciamo ci siano dei pianeti che hanno un'orbita talmente anomala che te passano ogni 3000 anni, 3600, e per essere dati ci sta pure, però per adesso non si ha cognizione che poi c'è anche da fare un discorso ammettendo c'è chi lo menziona questo discorso poi, abbastanza preciso poi c'è un'altra cosa dice che la Luna sia un satellite artificiale non lo dicono i russi questo che hanno provato a fare delle missioni sembra che sia cava sembra che sia cava allora il problema è questo è che noi siamo abituati a concepire la realtà in funzione dei nostri limitati mezzi. Vi racconto un episodio banale. Allora, avete visto tutti i Guerre Stellari, no? C'è la Morte Nera, che è un aggeggio delle dimensioni di un piccolo pianeta sferico, no? Che è praticamente è una corazzata spaziale. Perfetto. Cioè, è fantascienza. Attenzione. Qualcosa di vero c'è. Attenzione. Qualcosa di vero c'è per due ragioni. Prima di tutto perché si dice tanto, tanto tempo fa in una galassia un sale. Non è! No, non guarda al futuro, guarda al passato. Questo è indicativo, attenzione. Quindi la grande guerra del cielo non è casuale, attenzione. Perché vedete, chi conosce queste cose a livello religioso, quando deve fare delle cose, vi ricordo che la lobby ebraica nel cinema a Hollywood è potentissima. Certi input te li dà. E come se te li dà. Dov'è che non sono? Appunto. Ma pensate anche all'ultimo film di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, con tanto di alieni e di scolate che se ne va via da ultimo. Ma credete che sia casuale? Non è casuale. Questo fa parte tutto di un gioco di acculturazione graduale delle masse a certi concetti, perché non puoi violentare la gente dicendo sai, tutto quello che sai non è vero nulla, è così. Capito? Se ma lo fai ma perché si continua a dire questa cosa quando ci violentano e ci vessano in tutte le maniere, ma l'UFO però ti potrebbe dar fastidio, quello fa parte no, c'è da capirlo. E come? Allora, molto semplicemente diciamolo pure, è molto semplice. Allora, oggi non si può più negare questo problema, non c'è niente da fare. Qual è l'ultima spiaggia? Non puoi ammettere che ci sono gli alieni e starti zitto. E allora cosa devi fare? Devi dire alla gente che sì, ci sono. Ma sai una cosa? Sono brutti, cattivi, pericolosi, infidi. E noi ti possiamo difendere. È l'ultima spiaggia per consentire all'America e al suo potere imperiale mondiale di stare in piedi. Perché se domani si manifestano gli alieni, l'America va nella merda due minuti dopo come potenza mondiale. Due secondi dopo, la gente, il popolo americano, manderebbe tutti i suoi leader a casa due minuti dopo. Voi sapete benissimo che mentire è la cosa più terribile per l'elettorato americano che un leader può fare. Capirai, questi 70 anni che raccontano frescacce, vanno tutti via, subito. E allora c'è una sola cosa da fare. Uno, utilizzare Hollywood, come stanno facendo, con un progetto che si chiama Produzioni Orientate, se volete, in cui gli alieni sono brutti, cattivi, tipo gli americani ci salvano. Tipo Independence Day. Esattamente. E gli americani ci salvano. È l'ultima spiaggia. Tanto è vero che chi ha capito il giochino non ci sta a questo gioco. Vedi la Francia che si è sdoganata, anche l'Inghilterra, anche se è la mamma, insomma, prova a dire delle cose, no?
il Belgio l'ha già fatto, la Russia pure, quindi la Cina anche. Gli americani sono gli unici che dicono no, non è vero nulla, no, non c'è niente. Ma dico, ma scherziamo, però funziona così. È l'ultima spiaggia, perché sennò non stanno in sella, non c'è niente da fare. C'è un passato di questo atteggiamento, perché come diceva lei... La guerra preventiva, la guerra preventiva, gli americani hanno sempre fatto la guerra preventiva. Sì, sì, no, però voglio dire, dalla istituzione stessa dei monarchi di cui parlava lei, che diventavano tali perché scendevano dal cielo e avevano dei poteri particolari, mi sembra di vedere in questo vuoto, in questo cono d'ombra, in questo silenzio preciso, c'è, secondo me, una motivazione che è andata avanti nei secoli, non è l'America, sono d'accordo con lei. No, l'America è il punto d'arrivo. L'America è il punto d'arrivo. Oggi è così. Sì, per quanto riguarda i nostri tempi, io sono d'accordo con lei, è sicuramente questa la spiegazione. Non mi torna una spiegazione per quanto riguarda il passato. Io personalmente ho pensato che comunque, se anche oggi, certo che gli americani devono usarla, per le masse, da un punto di vista politico, ed è sempre quello. Però secondo me c'è anche una portata di conoscenze che prima venivano considerate sacre. Sì, come dice Biglino, sacro è ciò che è separato. Non c'è dubbio, assolutamente così. Certo, sì, sì, sì. Di divino come no, 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 assolutamente d'accordo. Certo, certo. Ma è chiaro che certe conoscenze, in quanto conoscenza, no? Devono essere elitarie e devono essere appannaggio di pochi. Quindi, chiaramente, inizialmente le caste sacerdotali, non c'è dubbio. Secondo me non è un falso problema quello del gestire le informazioni alle masse. In che senso è un falso problema? Non dirlo, però ognuno di noi, per questioni di vita personale, banalmente, siamo più o meno preparati a usare determinati strumenti. Sì, sì, quindi certo. Una problematica sociale c'è, secondo me. Sì, certo che c'è. America è brutta e cattiva, però questa problematica in effetti... Ma non dobbiamo confondere chi gestisce il potere in America con chi all'interno, per esempio, di quella realtà avanzata, che è sicuramente la realtà americana, ha anche consentito di informare o di dire cose, perché attenzione, che noi non sapremmo tante cose se non ci fosse quel meccanismo lì. Quindi giustamente l'importante è capire che ci sono dietro certe forze che, sapendo e capendo che sarebbero scavalcate, hanno avuto l'interesse ovviamente a cercare di gestire la cosa come meglio possono pro domo sua. Questo è ovvio, capito? In passato questo è stato fatto variamente, anche se chiaramente c'era meno coscienza di queste cose, si parlava più di angeli e demoni, no? E non tanto di... Se voi pensate, per esempio, che il fenomeno dei rapimenti, che esiste, ma badate bene, è limitatissimo e va anche saputo capire, perché la domanda è, ma va visto in chiave terrorifica e negativa come tendono a fare gli americani col cinema o no? Per esempio, uno dei massimi esponenti in questo campo, il professor John Mack, vecchio e caro amico, che è stato ammazzato, no? È stato ammazzato lui, è stato messo sotto da una macchina in Inghilterra mentre andava a un congresso, dice poi non ha guardato bene la strada, lasciamo perdere, però aveva umiliato il senato accademico di Harvard, dove lui era, che gli aveva detto tu di queste cose non devi più parlare, lui invece aveva detto no, io non continuo a parlare, ho scritto due libri, vabbè, lui che visione aveva? Aveva una visione diversa, non aveva la visione negativistica di questi ci rapiscono, poi ci liberano così per curiosità, no, 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 lui diceva è probabile che ci sia un monitoraggio a campione della specie umana tesa a capire a largo spettro come mai noi manifestiamo a livello di nostro DNA, sia pure diffuso, tutti questi comportamenti devianti che non dovremmo avere e che loro magari tendono a non avere. Come mai? Questo è il discorso. Guardate che è interessante questa visione, però dà del problema una chiave completamente diversa. E dicevo, per esempio, dei rapimenti si parla addirittura nei capitolari imperiali di Carlo Magno, quando praticamente il vescovo Agobardo salva dal rogo una donna e due uomini che erano stati rapiti in cielo su navi volanti, no? Da esseri fatati che si diceva venivano da Magonia, no? I quali praticamente restituiti alla loro gente
quando hanno raccontato questa cosa, io ho detto: ah, voi avete avuto commercio col maligno, quindi subito sul luogo. E lui li ha salvati con un giochino, perché dice: ma perché questi devono bruciare? No, gli ha detto: ma scusate, questi dicono che sono stati in cielo su navi volanti, ma avete mai visto volare le navi voi? Dice: no. Allora scusate, c'è qualcosa che non torna, loro vi raccontano una fregnaccia. Poi scusate, cioè, li ha fatti ragionare e li ha salvati dal rogo con questo giochino, capito? Cristianamente. Però già allora se ne parla, quindi capite che in realtà niente di nuovo sotto il sole. Qualche altra domanda? Una domanda che è una curiosità. Qualche mese fa si parlava di Antartide e di tutta una serie di eventi, addirittura si parlava di un'evacuazione in massa di Antartide e personaggi famosi che erano andati e venuti. Kerry. Kerry. Non solo, ma anche il patriarca di Mosca. Ecco, ma... Ma era in funzione di un'altra cosa. Ecco, si sa qualche cosa più precisa. Sì, però... Posso dire di più, ma non so dare una risposta. Allora, prima abbiamo parlato dell'Arca dell'Alleanza, no? Vi ricordate? Come è venuta fuori l'Arca dell'Alleanza? C'è la teofonia sul Sinai e gli angeli danno l'Arca dell'Alleanza a Mosè. Perfetto. Allora, al di là del fatto che io ho il sospetto che l'islamismo abbia valenze un tantinellino diverse, perché insomma, in fin dei conti, l'unico che dice che le cose sono andate in quel modo è lui, Maometto, quindi ci devi credere. Mentre in Israele c'è tanta gente, in sostanza, puoi effettivamente palleggiarti un po' certe affermazioni. Nell'islamismo c'è una cosa divertente che adesso vi racconto. Allora, è nato tutto 3 anni fa? Ormai sono quasi 3 anni fa. Allora, è successo questo, che anche lì c'è la spianata delle moschee, ma sono le moschee non di Gerusalemme, parliamo della Mecca, E lì voi sapete che ci vanno i pellegrini in abito bianco e normalmente ne muore sempre 200 o 300 a ogni riunione perché si calpestano fra di loro. Questo è fisiologico, spesso viene sui giornali. Vabbè, diciamo che è un po' fanatismo, d'accordo. Perfetto. Cosa succede? Succede che un bel momento si diffonde la notizia di oltre 2000 morti, no? Nel corso di una di queste cose. E i giornali danno una notizia, cioè vabbè, la solita stampede, il solito... No, sembra che non sia andata così. Sembra che lì stessero lavorando con delle gru perché stavano risistemando la spianata delle moschee e avrebbero trovato qualche cosa. No. Sì, e questo qualche cosa, ma ve lo trovate su internet, non vi sto mica raccontando niente di strano. È stata chiamata l'Arca di Gabriele. Chi era Gabriele? L'angelo che naturalmente ha avuto in cura, scusate il termine, Maometto, no? La rivelazione gliel'ha data Gabriele. Perfetto. Allora, l'Arca di Gabriele non si sa cosa sia, ma è un oggetto sacro che sarebbe stato affidato dall'Arcangelo Gabriele a Maometto con lo scopo di preservarlo fino alla fine dei tempi. E evidentemente Maometto ha detto, sai che fa, lo interriamo qui alla Mecca e ciccia, no, così non abbiamo problemi. Questi sembra che l'abbiano tirato fuori. Allora, se non che tirando fuori sta roba ci sono stati già folgorati 2000 morti, roba del genere. Successivamente hanno provato di nuovo a altri morti. Ma questa c'è su internet normalmente questa storia. Naturalmente però non c'è nessuna conferma da parte di queste cose, no? Però avviene una cosa strana. E su internet poi hanno fatto vedere addirittura le unità russe, tutte queste belle cose. Allora, i responsabili della spianata delle moschee cosa fanno? Convocano i russi e gli dicono: voi prendetevi sta roba e sappiateci dirci qualcosa, sappiateci dire qualche cosa. Che cosa? Dunque c'è una ragione. Allora, qual era la crociata, il numero, quando i Templari saccheggiarono Costantinopoli? Che numero era? Crociata, numero? Non lo so. Non mi ricordo neanche io. Comunque c'è stata questa, questi non sono andati a combattere gli infedeli, hanno praticamente messo a ferro e fuoco Costantinopoli. Allora, in quella occasione, vi ricordate che poi sono saltati fuori anche cose particolari, la sindone, altre, lasciamo perdere. Ma la cosa interessante è che nel corso delle crociate sarebbero stati anche distrutti degli oggetti o degli scritti islamici ritenuti di grande importanza per l'Islam. E la Chiesa orientale, la Chiesa ortodossa, le avrebbe conservate queste cose. Quindi... Ma se erano state distrutte? No. Parlo di quelle non distrutte, naturalmente. Ovviamente. E alcuni di questi documenti, quindi... Gli islamici sanno che sono stati preservati
dalla Chiesa orientale. Quindi i rapporti non sono negativi, sono molto positivi, perché di gratitudine. Allora, in sostanza, si sarebbero rivolti al patriarca Kirill e gli avrebbero detto: guarda, tu c'hai sta roba. Sì. Morale, cosa succede? La Russia arriva praticamente con 5 navi da guerra, carica sta roba e la porta nella sua base in Antartide. Questo ve lo andate a leggere su internet, è così. Dice: ma perché in Antartide? Beh, in Antartide non c'è un cane, se succede qualcosa non muore nessuno. No? Già, prima considerazione. Non si capisce perché e per come, però questa roba è stata scortata fin là. La cosa più scandalosa non è questa. La cosa più scandalosa è che poco dopo, in Antartide, c'è andato anche il patriarca Kirill, che è stato immortato coi pinguini. Cosa? A vedere 50 russi? Scusate. Pronto? Sì, non ci vieni stasera, sì. Yes, dai, dai, non ti preoccupare, dai. D'accordo. Vai tranquillo, vai tranquillo, vai tranquillo. Tranquillo. Ciao, bello. Ok. Ciao, 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 ciao. Scusate, ma era importante. Ora posso anche chiudere. Ecco. Allora, tornando un attimo a noi, questa storia non ha chiaramente conferme più di tanto, però ve la trovate ed è inquietante. Anche perché si legherebbe poi sempre di più alle stesse cose che dicevamo prima, che andiamo a guardare. Esseri celesti che... Boh, che vi devo dire? Non lo so. Non me lo chiedete. Non me lo chiedete. Capito? Però andatelo a vedere. Vi consiglio di digitare Gabriel's Ark. In inglese si trova più roba. Hai fatto due domande io, via. Vai! Okay. Un po' che esono anche dall'ambito storico, importanti. I cerchi del grano. Sì. Poche parole, ma sono per spiegare un po' questo, perché noi abbiamo anche della simbologia, certo, libri, insomma, anche su questo. Poi l'evento del 1908, se non sbaglio, il russo nella Siberia, sì. E l'area 51, per chi non sapesse. Tre domande in una. L'area 51 non si sa niente. Veloce, una cosa molto veloce. Allora, cominciamo a non rispondere ai cerchi nel grano. Allora, i cerchi nel grano, allora, chiariamoci subito su una cosa. Cerchi nel grano sono venuti fuori all'inizio degli anni 70, no? E poi a cascata ne sono successi di tutti i colori e vi posso garantire che sicuramente in prima battuta i cerchi nel grano era un fenomeno totalmente genuino e, in quanto autentico, assolutamente inspiegabile. Ha le sue regole il fenomeno, cioè si manifesta in un certo modo e non lo puoi replicare, anche se puoi fare i cerchi nel grano, ci sono i modi di farli. Però intanto devi spezzare le piante e non piegarle. Uno. Due, non replicherai mai certe cose che nei veri e genuini cerchi del grano ci sono. Tipo per esempio l'annodamento centrale, gli insetti morti, soprattutto la modifica del campo magnetico locale, tutta una serie di fenomeni che in prima battuta tu li vedi, li riscontri e non c'è niente da fare. Però c'è molta convenienza, perché è chiaro, no? Quando un fenomeno comincia a costituire un problema per l'ordine pubblico, cosa fai? Lo annulli. Come fai? Fai. Lo discrediti. Lo discrediti. È un giochino, no? È stato fatto per gli UFO, volete che non lo facessero neanche. Guardate che 300 anni fa ci sono le stampe che fanno vedere anche allora i cerchi del grano in Inghilterra. C'era anche allora. E c'era il diavolo mietitore che di notte mieteva. Bellino, cioè una bella cosa, con il diavolo che miete, no? Ragazzi, per forza. Però la cosa interessante qual è? La cosa interessante è che sono tutte formazioni, quelle genuine si intende, molto intriganti, perché intanto sono di tipo matematico, geometrico e simbolico, su questo non c'è alcun dubbio. Hanno dietro la matematica dei frattali, hanno dietro tutta una serie di fattori che non sono casuali. Allora, sì, sapienziali, assolutamente. Tant'è vero che in taluni casi c'è anche chi è riuscito a decodificare alcune di queste cose, non c'è dubbio. Forgione. Sì, ma non tanto lui. In Inghilterra ci sono stati molto bravi proprio alcuni che hanno trovato un certo tipo di codice e quindi va bene. Poi non solo, nei cerchi del grano c'è un vantaggio, mentre tu gli UFO li vedi, li puoi anche fotografare, ma ci sarà sempre qualcuno che ti dice sì, va bene, ma questo è falso, no? Cerchi del grano, resta lì, Anzi, addirittura l'anno dopo, ricrescendo, risalta fuori, che è il colmo,
e soprattutto la gente viene colpita enormemente da queste cose, la gente ci va, cioè è una cosa che fa pensare molto di più, capite? Perché la vivi, la vedi, la visiti, è un'altra cosa. Quindi questo è un sistema molto intelligente anche per inserire certe informazioni senza... Quindi questo sicuramente, diciamo, oggi viene mistificato il fenomeno, non c'è dubbio. Però se uno sa discernere il vero dal falso, la mistificazione non funziona. Non c'è niente da dire. L'altra domanda era... Tunguska. Allora, Tunguska, che volete che vi dica? A Tunguska nel 1908 cade un corpo che fa una distruzione nella taiga siberiana terrificante e che se voi andate a vedere tuttora... Concentrica, mi pare sia, non la distruzione. È concentrica, perfettamente, ma la cosa interessante è che sulla zona... perché è stata un'esplosione in quota. Non, infatti non c'è niente, non è un meteorite, non è niente, non hanno trovato nulla, né un cratere, né niente. È stata un'esplosione in quota. Date vero che ci sono, nella zona centrale, al di sotto dell'esplosione, ci sono gli alberi che sono dei pali telegrafici. Ritti, perfetti, ma non hanno i rami. Questo è bellissimo. Mentre, poi via via, tutti giù, no? Fino alla parte più esterna dell'esplosione. E questo è molto interessante, indubbiamente. Nelle tracce, se tu tagli gli alberi, ci sono i cerchi di crescita, no? Ci sono piante che dimostrano una anomalia che può essere dovuta a radioattività. E questo è interessante. Tanto è vero che fu fatta l'ipotesi dai russi, in prima battuta, che poteva essere stata l'esplosione di un mezzo spaziale a propulsione nucleare, che eccetera, eccetera, eccetera. Vero, falso, non lo so. Io ho avuto l'onore di conoscere chi ha diffuso nel mondo questa informazione, che era Alexander Petrovich Kazantsev, uno scrittore e saggista russo, molto noto, che è stato lui a occuparsi moltissimo di sto fatto, è morto a 98 anni, è siberiano, e devo dire, a tutt'oggi non c'è una parola chiara sul fenomeno di Tunguska, assolutamente no. C'è chi dice no, ma era un corpo celeste di vario tipo in varie circostanze, non funziona, cioè se sposi un'ipotesi poi alla fine ci sono delle cose che non tornano. Se ne sposi un'altra, anche lì ci sono delle cose che non tornano. Per cui è ancora tutto un po' così. Area 51. Area 51 non è che c'è molto da dire, salvo il fatto che esiste. No, storicamente, sì, com'è andata la cosa, in tre parole. Sì, in tre parole, diciamo semplicemente questo, che il primo a parlare è stato un certo Victor Marchetti, agente della CIA di origine italiana, il quale scrisse un libro molto bello intitolato CIA, culto e mistica del servizio segreto, Garzanti, che ebbe una grossa diffusione a livello di pubblico, perché c'aveva intere sezioni, c'era, di qua e là c'erano tre pagine bianche, con scritto censura. Perché? Perché lui prima di pubblicare aveva dato ai suoi capi della CIA il manoscritto, aveva detto tutto bene, no? No, questo lo levi. No, questo lo levi. È così. Per cui lui ha pubblicato, però dicendo qui c'era qualcos'altro che è stato levato. È rimasta la parte bianca. C'era la parte bianca. Bisognerebbe rimanessero anche seggi in Parlamento bianchi, quindi non si votano. Beh, senso, se fanno questa legge, dicono, no? Per cui se sei eletto da una parte poi ti rimetti. Vediamo. Non credo. Escogiteranno qualche cos'altro. Comunque, no, dicevo questo, che... nell'area 51 effettivamente, cioè dell'area 51 lui parla quando dice tenete presente che qualunque persona sana di mente che guarda quello che fa la CIA nel mondo si rende conto che quei quattrini che ha budget i conti non tornano perché dovrebbe avere a disposizione almeno il triplo, quindi è evidente che la CIA ha dei fondi neri, no? Grazie, infatti. E poi ha delle facilities, come si suol dire, no? Cioè delle installazioni segrete che sono qua e là. Una di queste, per esempio, è nello stato del Nevada. Indovinate cosa c'è nell'area 51, nello stato del Nevada? C'è proprio l'area 51. Io ci sono stato, chiaramente fuori, no? Vabbè. Perché, no, però è divertente. Oggi potrei addirittura dire di esserci stato dentro. Ora vi spiego perché. Ci sono stato nel 70, scusate, nel 97. 97, perché c'era una troupe della televisione svizzera che faceva un programma, mi hanno utilizzato come consulente e siamo andati anche lì. E quindi ti fermi ai cartelli dove c'è scritto Use of Deadly Force Allowed,
che vuol dire ti possiamo sparare addosso. No? Allora, pene, $5,000 di multa, oppure, no, oppure anche 5 anni di galera, no? Sono praticamente le stesse pene per lo spionaggio, uguale. E c'è, soprattutto c'è scritto che ti possono sparare, per cui tutti si fermano, per benino, come abbiamo fatto anche noi. Per cui siamo stati sorvolati da uno dei soliti elicotteri neri, senza contrassegni, che ti girellano sopra per fare vedere che ci sono. Abbiamo visto in distanza, a 200 metri dall'altra parte, un blazer nero senza targa e senza contrassegni, con persone in abiti civili, con mitra e binocolo, che ti guardavano lì, eccetera. E quindi niente di strano. La cosa interessante, poi è tutto pieno di sensori, cioè ai bordi ci sono affarini, antennine così, che se tu le pesti, se ce n'è uno ogni due metri, ti arrivano subito lì. Ma la cosa divertente è che quando noi ci siamo andati, l'Area 51 non esisteva, cioè nel senso che il governo americano non aveva mai ammesso che esistesse. Lo ha fatto Clinton, mi sembra, 2 o 3 anni dopo. Per cui, che bello, vedi, allora è tutto vero, eccetera. E cosa è successo? In concomitanza di questo ha avuto anche l'idea di dire allarghiamo il perimetro. Per cui dove noi siamo arrivati all'epoca, adesso è Area 51. Quindi grottescamente potrei dire che sono stato dentro l'Area 51. Prima ancora che venisse. Prima ancora che venisse, sì, no, perché hanno esteso il perimetro in quanto, io me lo ricordo, dove siamo arrivati noi con molta fantasia, ma all'orizzonte si potevano intravedere molto molto lontane delle installazioni. Solo che se ti mettevi lì, poi insomma ti venivano a rompere, insomma non potevi fare queste cose. No, e comunque nell'Area 51 questo è assolutamente un dato di fatto. Ci hanno realizzato gli aerei spia, per esempio l'U-2, no? Tanto per dire. Tutti gli aerei della generazione Stealth, il mitico Aurora, che farebbe 5 volte la velocità del suono. Tutti questi mezzi qui, la prima volta, gli aerei della generazione Stealth li hanno tirati fuori con la guerra del Golfo. Cioè, questa è tutta roba. Tutta tecnologia militare che è stata realizzata 20 anni prima almeno di quando non viene messa fuori. Sì. Parliamoci chiaro. E si dice anche che gli UFO recuperati, esatto, dagli americani, che ce ne sono, non c'è mica solo Roswell, assolutamente no. Ne abbiamo avuto persino uno in Italia, tutto dire, sì. Negli anni 30 in Lombardia, che è stato poi portato in America. Quindi, hanno vinto loro, abbiate pazienza, hanno vinto loro. Tra l'altro, a questo riguardo è molto interessante, perché chi ci ha dato questa informazione, che è il figlio di un colonnello pilota dell'aeronautica militare americana che si occupava anche di UFO, no? E che quindi aveva detto al figlio anche sul dettaglio, eccetera, ci ha poi dato delle informazioni. Siamo andati a verificare. Considerate che le persone che sono state coinvolte in questo giochino, quindi il trasbordo di questa roba fino lì, eccetera, ma guarda caso sono morte tutte e due non nel loro letto. Addirittura uno, che era anche una persona importante, è esploso col proprio Panfilo, praticamente sul Potomac, no? E la cosa è stata giustificata come purtroppo l'esplosione di una bombola di gas. Però insomma, è curiosissimo che ci sono tante persone scomode che fanno sempre brutte fini. Comunque vabbè, quindi questo. Qualche altra domanda? Tutti i ricercatori della verità. Hai messo anche Steiner, no? Il video dell'autopsia dell'allievo. Sì. La bufala malese. Allora, bella domanda. Allora, ha chiesto se la storia dell'autopsia dell'alieno è una bufala o no. Allora, dunque, la storia è questa. Salta fuori questo Ray Santilli nel 1995, il quale dice: io ho acquisito da un cameraman americano che aveva i rifiuti, cioè quelli tagliati, perché aveva ripreso l'autopsia in vario modo, eccetera, eccetera, e chiaramente poi hanno fatto dei montaggi. Poi c'erano alcuni pezzettini che erano avanzati, perché non erano bellissimi o erano meno belli di altri, e lui gli ha venduto sta roba, e quindi è venuto fuori questo filmato dell'autopsia, che poi in realtà sarebbero due, non uno. Bene, questa roba è finita a varie televisioni, bim bum bam, vero, non vero, eccetera, eccetera. Alla fine poi è stata di fatto in Italia scaricata, cioè nel senso che la Rai, dopo averla mandata in onda 3 volte, ha fatto valere il concetto che doveva essere un falso, però non ha mai dimostrato nulla. Al di là di questo, però, cosa succede? Questo è veramente sconcertante. Dopo averci fatto quattrini, dopo averci messo la faccia, dopo aver ricavato praticamente il massimo che poteva ricavarci, questo Ray Santilli, 10 anni dopo,
se ne esce e dice: sapete una cosa? Allora vi dico anche un dettaglio. In realtà è tutto vero, perché io ho acquisito il materiale, però il materiale era vecchissimo ed era rovinato, perché era pellicola ormai semi-maciullata, quindi pochi fotogrammi, non era proiettabile. Quindi io che ho dovuto fare? Sulla base di questi ho dovuto fare una ricostruzione mirata e dettagliata di tutto, l'ho ripresa al massimo, e quindi voi avete visto l'autopsia, che è una ricostruzione. Però sappiate che ci sono anche alcuni fotogrammi ripresi dal vero, sono veri, bla bla. Chiaramente nessuno ha accettato questa cosa, perché tu hai detto, ma allora è una puttanata, no? È ovvio, insomma, non puoi dire queste cose. La domanda è: come mai, quando non c'era nessun bisogno di farlo, 10 anni dopo tu tiri fuori questa storia? Non ci ha ripreso nulla, non ci ha guadagnato nulla. Cioè, tutti quanti rimangono, ma che è impazzito? Allora, o qualcuno gli ha detto, guarda, di questo perché ti conviene, vai a capire. Però una cosa è certa, ci sono alcuni brani di questo filmato, brutti, veramente brutti, che sanno tanto di verità, mentre quelli magari più bellini probabilmente no. A ogni modo, una cosa c'è, io ve lo dico perché questa è vita mia, quindi ve lo posso dire. Io nel ormai lontano 1972, all'epoca si andava sotto le armi e non potevi non andarci perché sennò ti arrestavano, a 26 anni sono nati, ho detto qui non posso ritardare oltre per studi universitari, devo fare il militare, che faccio? Ho provato a fare il concorso per allievi ufficiali di complemento, l'ho vinto e mi hanno preso, va bene, e sono andato all'arma, mi hanno mandato all'arma di artiglieria a Bracciano, 130 Montelibretti? Eh? Montelibretti? A Bracciano, a Montelibretti? No, 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 proprio Bracciano, 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 no, 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 la caserma proprio, e lì praticamente dopo 3 mesi di corso poi ci hanno mandato ai reparti. Bene, a me dal momento che non avevo santi in paradiso mi hanno mandato in uno dei reparti più rognosi, perché è chiaro, no? Tutti quanti volevano finire vicino a casa, che era la 3ª Brigata Missili di Portogruaro, che era comunque una grande unità NATO con armamento nucleare, quindi... Io mi sono ritrovato... Si poteva tenere nucleare in Italia? No? Per Diana, ma stiamo scherzando. Io l'ho toccata le testate nucleari da guerra, assolutamente. Ma basta pensare in Puglia, Gravina di Puglia, negli no, anni no, 60. Ma è normale, cioè non li tenevamo noi, li tenevamo, le tenevano gli americani, ovvio, questo è ovvio. Però in caso di guerra ce l'avrebbero passate. Gli Jupiter. Noi avevamo come missili gli Honest John, che poi in realtà non erano propriamente dei missili, erano dei razzi in pratica, sia pure teleguidati, quindi... andavano, avevano 40 km di gittata, erano praticamente missili da teatro, cioè per il campo di battaglia, non per attaccare città o roba del genere. Oddio, se ti mettevi alla periferia e la tiravi uno su una città con una testata da guerra atomica, fuori, ma insomma comunque. Ogni modo non è questo il punto. Il punto è che un bel momento, io mi occupavo già di UFO, no? Lo sapevano anche i gatti, insomma, poi bastava mi guardassero la posta, insomma. Un giorno il mio comandante di gruppo, colonnello Raggi, mi chiama, dice: senta tenente, ma dice, so che lei si occupa di un certo problema, vai. Sì, dico, qual è il problema? No, non è un problema, dice, le faccio una domanda, dice, lei se la sentirebbe di fare una conferenza di aggiornamento agli ufficiali superiori della nostra unità? Ero interdetto, perché dico, questo scherza. No, dice, guarda, se lei mi deve dire se la sento. No, me la sento, vabbè, si prepari. E ho fatto questa conferenza, che è andata benissimo, fra l'altro, tanto è vero che il generale comandante se ne innamorò e pretese poi che il testo fosse pubblicato sulla rivista militare, che poi è l'organo dell'esercito, quindi insomma, diciamo che è stato anche un onore per certi aspetti. Comunque funzionò benissimo, ma non è questo il punto. Il punto è che mentre stavo facendo questo lavoro, che poi è stato funzionale perché gli ultimi 2 o 3 mesi non ho fatto più un tubo, no? Perché c'avevo da fare questo lavoro, quindi mi sono imboscato. Un bel giorno mi vengono a trovare 2 colleghi americani, che io conoscevo benissimo perché lavoravano con noi in ambito NATO, erano sempre lì, insomma erano gli ufficiali che coordinavano il gruppo americano che ci stava al lato, né più né meno. Questi arrivano e mi dicono: ah, Pinotti, dice, ma lei sta preparando una conferenza su UFO? Dico sì. Senta, dice, ma che cosa dice? E io gli ho detto che cosa avrei detto, ivi incluso l'ipotesi extraterrestre, naturalmente. Allora, questo non ha fatto una piega e fin qui niente di strano. Poi mi ha guardato e mi ha detto, dice, but do you know that we in the States have the crashed crafts and the bodies of the pilots? Cioè, dice, ma lei lo sa che noi in America abbiamo gli oggetti schiantati e i cadaveri dei piloti? Io l'ho guardato e non ho saputo cosa dire. Perché? Perché nel 1972 questo fenomeno era completamente ignoto.
I primi a parlare di questa cosa sono stati Berlitz e Moore negli Stati Uniti con il loro libro Accadde a Roswell, 1979, uscito in America l'anno dopo in Italia. Quindi nessuno ne sapeva un tubo. Quando mi hanno detto sta cosa, io non ho reagito, ho sorriso, ho detto buh, e mi sono detto, ma questo che cavolo dice? No, la realtà è un'altra, solo che l'ho capita dopo, perché non potevo capirla all'epoca. Questo qua si è trovato di fronte un collega, un ufficiale in divisa di un paese amico e alleato in ambito NATO, e sapeva benissimo che noi in ambito militare non avremmo, saremmo andati a parlare di queste cose. O meglio, di carriera no, ma fortunatamente all'epoca gli ufficiali di complemento non ci avevano scritto complemento, ci avevano la stellina tutti uguali, no? E quindi lui non lo sapeva questo fatto, però mi ha raccontato questo fatto, il che vuol dire praticamente che mi ha fatto una confidenza che a lui risultava assolutamente. Poi io ne ho sapute altre, perché tra l'altro io sono stato uno dei pochi, anzi no, in Italia credo l'unico, anzi sicuramente no, anzi assolutamente l'unico, che in epoca non sospetta, cioè nel 91, perché poi di Roswell si è saputo dal 95 in poi, in Italia qui, no? Io nel 91 ci sono stato a Roswell, perché ci andai per un congresso in America e con altri colleghi, un cileno e uno spagnolo, siamo andati a Roswell e abbiamo intervistato alcuni dei testimoni ancora vivi, perché all'epoca erano ancora vivi. E quindi è stato uno spasso, siamo stati a vedere i posti, tutto per benino, eccetera. Ci siamo fatti un'inchiesta proprio approfondita, che poi, 4 anni dopo, hanno provato a fare anche altri, però intanto la gente cominciava a morire, per ragioni ovviamente anagrafiche, no? Quindi, però vi posso dire che la popolazione è stata spaventata, gli è stato detto di non dire un tubo, la gente è stata comprata, terrorizzata, cioè, ma lì è successo tutto e di più, assolutamente sì. Senta, gli volevo chiedere una cosa, ma gli uomini in nero, sì, i men in black, sì, è una cosa vera oppure andando per dire, allora è parzialmente vero, in casa, no, 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 è parzialmente vero, allora è parzialmente vero. Allora, la cosa è venuta fuori negli anni 50 e 60, prevalentemente. Oggi se ne parla molto poco, anzi non se ne parla quasi più. Poi Hollywood addirittura ci ha fatto il film di fantascienza molto, molto spassoso, eccetera. Vabbè. Perché poi un sistema è anche questo, no? Lo faccio così, ridicolizzo un po' il discorso e siamo tutti contenti. No, allora, gli uomini in nero in America, Men in Black, hanno cominciato a venire fuori effettivamente fra gli anni 50 e 60, in cui numerosi, mica pochi, ufologi americani hanno avuto la visita di questi tizi che li hanno sostanzialmente o minacciati o, diciamo, addirittura... Sì, no, no, non hanno mai ucciso nessuno, però in sostanza gli hanno fatto capire che avrebbero fatto una brutta fine se, eccetera. Lo scopo era evitare che certe persone mettessero alla corrente la gente di certe cose, tutto qui. All'inizio tutti dicevano, vabbè, questi sono agenti federali, perché poi tra l'altro Men in Black, cappello scuro, pastrano scuro. Neanche passano tanto i posti. Sì, ma ci sta anche, insomma, capito? Non è chiaramente che andavano in giro con le camicie havaiane, insomma, ecco, capito? Quindi... Però sì, c'era questo fatto che poi col tempo è un po' sparito, anche perché sono anche cambiate le cose, attenzione, perché il sistema americano all'inizio è stato violento, no? Soppressione dei testimoni, proprio soppressione dei testimoni, o prima minaccia, se il testimone non aveva problemi, bene, se uno continuava c'era la soppressione del testimone. Ci sono un certo numero di, diciamo, ufologi americani che hanno fatto delle fini molto strane. Vi dico soltanto, tanto per citarvene uno, Morris Jessup, uno scienziato americano che è stato il primo grande autore americano. Fra il 55 e il 57 lui ha pubblicato 4 libri, uno più bello dell'altro, e ha dato noia più di chiunque altro in quel periodo alle autorità americane con questi 4 libri. Come l'hanno trovato? L'hanno trovato apparentemente suicida nel suo garage, con la macchina chiaramente accesa, il biossido di carbonio, e lui morto, dice, si è suicidato. Capito? È andata così. Poi, anni dopo, il professor James McDonald, fisico dell'Università dell'Arizona, che ha umiliato pubblicamente l'aeronautica militare americana tirando fuori cose terrificanti, che gli ha fatto fare delle grigie che ancora se ne ricordano, guarda un po', un bel momento lo trovano con una pistola in mano, suicida, no? Nel deserto dell'Arizona. Dice, sì, era giù di tono, sì,
depresso. Ragazzi, che vi devo dire? Poi ci sono persone che soffrivano di cuore, sono morte di colpo. Addirittura c'è chi sostiene, ora non voglio fare il, come diceva la signorina prima, cospirazionista o il complottista, però vi posso dire che il cancro si può indurre. Ora, i russi lo fanno in maniera grezza, no? Col polonio, cioè. Gli americani sono molto più bravi. E se vogliono ti possono mettere fuori gioco una persona che in 3-4 mesi muore. Oh, poverino, guarda! Tant'è vero che c'è anche chi si chiede se il professor Joseph Allen Hynek, il padre dell'ufologia scientifica, che è stato per 20 anni il consulente dell'aeronautica americana, salvo poi andare in rotta di collisione e dire le cose all'opposto, lui nel giro di un anno si è beccato cancro galoppante al cervello e se n'è andato. C'è qualcuno che tuttora si chiede, ma siamo sicuri che è stato un caso? Non lo so, se no poi si diventa complottisti. Però, come diceva Andreotti, che io ho avuto il piacere di conoscere, a pensar male si fa peccato, però qualche volta ci si deve. No, spesso ci si deve, non qualche volta. E comunque chiudo questa chiacchierata di stasera con una domandina veloce, però, che riguarda non l'ufologia, ma secondo me, per nascondere la verità, l'Istituto Tavistock che c'è in Inghilterra, che è stato creato dopo l'indomani della prima guerra mondiale, oggi che funzioni ha, se ha una funzione ancora nella gestione delle menti, proprio per nascondere queste cose. Ma io vi dico questo, guardate, adesso io è probabile che nel giro di 3-4 mesi esca un altro libro mio, che avrebbe già dovuto uscire. Ci ho avuto delle difficoltà per pubblicare questo libro, per la prima volta. Perché qualunque editore, quando tu cominci a fare nomi, cognomi e indirizzi, in genere dà le cose al suo legale, gli dice, ma non è che... E persino la Giunti mi ha detto, Pinotti, ci dia qualcos'altro. Capito? Allora me lo pubblica un altro editore, niente di che, uguale. Però è un libro abbastanza antipatico questo libro, perché è intitolato I Signori del Mondo. Allora, sì, ma attenzione perché parla di sta roba, Parla di sta roba. Allora, il problema qual è? Detto proprio in due parole. La domanda è, si ricollega un po' a tutti i discorsi che abbiamo fatti, ma voi siete sicuri che noi dobbiamo incolpare gli americani, i russi, gli inglesi? Ma manco per niente. Allora, abbiate pazienza. Chi sono i veri signori del mondo? I padroni del mondo? Non sono i politici, assolutamente. Sono altra gente. E chi sono? Soltanto quelli che hanno i soldi e il potere? Sì, ma non sono. Attenzione. Perché? Perché se è vero, guardate che è pericoloso questo discorso, perché, però insomma, se è vero che qualcuno illo tempore ha dominato praticamente il mondo in funzione di certe capacità, possibilità e anche di una sua certa natura, tanto per essere chiaro, e dopo, vedendo che insomma però non poteva continuare a farlo in quel modo, l'ha fatto in altra maniera, magari prima come re, poi come banchiere, poi e via dicendo, allora la domanda è, non è che ci sono addirittura delle linee di sangue che legano gruppi di potere che erano tali allora e lo sono anche adesso? Guardate che la risposta è più sì che no. E se le cose stanno così, ha proprio ragione il povero Giovanotti, che 2 anni fa l'ha messo su internet candidamente, è stato invitato da una major della rete, che probabilmente era Google, la quale l'hanno fatto venire a questa bella riunione riservata. Lui inizialmente ha detto poi si è fermata, riservata. E comunque lui è stato 2 o 3 giorni a questa riunione, dove c'erano praticamente banchieri, industriali, ma gente proprio
E che c'entra Giacomo? Importantissimo. Che c'entra Giacomo? C'entra! Gli hanno, perché lui gli ha detto, ma perché io? E gli hanno detto, guarda che non sei solo, c'è anche Tizio, Caio, Sempronio, Emilio. Perché voi fate trend, voi orientate la gente, le persone e i giovani. È importantissimo questo. Quindi anche voi dovete fare la vostra parte. Dopo tutto questo ambaradan, dopo quando stavano andando via, lui ha detto, dice, ma scusa, mi spiegate una cosa, bello, interessante, mi avete fatto conoscere anche delle persone interessanti, ma qui non c'è manco un politico. Come mai? Risposta agghiacciante. Non ce n'è nessuna necessità. I politici fanno sempre e soltanto quello che si decide qui. Ragazzi, funziona così, eh? Attenzione, non vorrei che questo fosse interpretato come una dichiarazione politica, però abbiate pazienza. Di Maio, non lo dico io, è sulla rete, è andato a una cena della Trilaterale l'anno scorso. Come mai? Non si può fare Minority Report, non puoi prendertela con uno prima che commetta il delitto, siamo d'accordo, però perché lo hanno avvicinato e perché gli hanno detto vieni caro, perché qui qualcuno ha detto ma metti caso che domani il PD perde le elezioni e le vincono questi, aspetta un po', vediamo un pochettino, di capito, cioè questo vuole dire che chi comanda davvero si muove e si sa muovere molto bene, anche perché non lo vede nessuno, è bellissimo questo, vi rendete conto? Muoversi senza che si sappia che sei tu. E Tavistock ha dato insegnamento. Esattamente, esattamente. Ma poi vedete, noi vediamo di questa struttura soltanto alcune piccole punte dell'iceberg, la Trilaterale, il gruppo di Bilderberg, gli Skull and Bones negli Stati Uniti. Ragazzi, c'è una... Ah, poi un'ultima cosa. Common purpose. Sì, ma un'altra cosa c'è da dire. Nell'immaginario collettivo della gente, sapete questa roba come viene chiamata? La massoneria internazionale è una frescaccia colossale. La massoneria non c'entra niente. La massoneria è un fenomeno nato 300 anni fa, serissimo, dignitosissimo, che oggi poverina è appannato come fenomeno perché non c'è dubbio. Ma cosa c'entra con sta roba? Proprio niente. Mentre invece queste, le volete chiamare, no, potete chiamarle obbedienze deviate, chiamatele come volete, ecco. Questi gruppi addirittura si sono dati delle ritualità che qualche volta scopiazzano persino quelle massoniche, no? E allora la gente non ci capisce un piffero e naturalmente dice, ah, vedi, sono loro. Cioè, no, non funziona così. Ma questa gente è ancora più pericolosa. Perché bene o male, se uno vuole documentarsi sulla massoneria, qui, se volete vi comprate tutti i libri che volete, sapete tutto, no? Mentre di certi organismi nessuno sa nulla, ve lo posso garantire. Ed è molto, molto pericoloso perché questa gente sono veramente i veri padroni del mondo. E sanno benissimo che se domani saltassero fuori le cose come stanno, loro sono i primi a saltare. Perché i politici se ne vanno a casa perché sono dei funzionari licenziati, ma loro non hanno più potere, capite? Sarebbe un disastro. Non so se ci siamo capiti. Sigino ha sostenuto che... Biglino ha sostenuto che in un recente convegno proprio qui a Firenze è stato reso pressoché pubblico che due membri del Parlamento americano sarebbero, se non ho capito male, proprio discendenti alieni, insomma. No, ha detto di più. Se questo lo ha riferito, sì, lui lo ha riferito, ma questo l'ha detto il primo ministro canadese, anzi scusate, l'ex primo ministro canadese, Paul Elie, il quale praticamente, sì, perché attenzione, c'è da fare questa considerazione. Se noi ci troviamo davvero di fronte a esseri che anatomicamente non sono poi troppo diversi da noi, ma come cacchio facciamo a distinguere gli uni dagli altri? Esatto. Ma abbiate pazienza, vi faccio una domanda. Se voi avete necessità, in caso di conflitto, anche non di conflitto, di necessità, diciamo, di confronto fra stati, di avere informazioni di tipo spionistico verso una nazione che volete in qualche maniera sapere gli affari suoi, cosa fate? Infiltrate questo paese con gente che va lì, si sta stanziale lì, magari ha dei ruoli di copertura, però ti informa di cosa succede, come, dove e perché. Può darsi benissimo che noi abbiamo qui anche qualcuno che fa questa, questo ruolo e nessuno sa chi è, capito? Non lo possiamo sapere, perché se è vero la metà delle cose che ci siamo dette stasera è difficile capirlo, capito? Comunque io, prego signore. Senta, le volevo chiedere, ora con tutto questo sapere che lei ha esposto,
volevo chiedere, secondo lei gli alieni o extraterrestri, come li chiama sì. lei, hanno attinenza con una persona che nasce, con l'astrologia, gli elementi di una persona, se queste strade qui vengono scelte, cioè questi alieni scelgono delle persone perché... Ah, ho capito. Non sono in grado di risponderle, perché le posso dire che in taluni casi sicuramente gli incontri che ci sono stati con queste, chiamiamole entità, sono stati casuali, non c'è dubbio. In altri casi no, in altri casi no, in altri casi no. Perché lo sa che la sociologia è una misura perfetta. Sì, 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 sì. In altri casi no. Quindi diciamo che la sua ragion d'essere, cioè la sua affermazione potrebbe avere una ragion d'essere, io però non gliela posso confermare. Ecco, tutto qua. Grazie Roberto. Grazie. Grazie.